Siamo alla conferenza stampa di Firenze Corre, seconda edizione. Passato un anno, la prima edizione è un grande successo, 1500 iscritti. Quest'anno, a una settimana data dalla partenza, siamo a più di 750, quindi grandissimo successo. Le novità di Firenze Corre di quest'anno? Beh, innanzitutto il contenitore Firenze Corre sta cambiando, si sta riempiendo di cose molto importanti. Abbiamo un accordo, una collaborazione con la LILT, prevenzione al tumore, quindi sensibilizzeremo i nostri volontari, i nostri associati, i nostri corridori a fare un'opera di prevenzione, e lì li sosterremo in maniera concreta, faremo delle visite gratuite per la prevenzione di alcuni tumori. Il CHAI, altra collaborazione già nata l'anno scorso, la riporteremo anche quest'anno, quindi con la stessa cifra che pagavate l'anno scorso pagherete la quota di iscrizione e verseremo un euro al CHAI. Abbiamo Itaca, una nuova collaborazione ulteriore per coloro che hanno avuto dei disturbi mentali e devono essere reinseriti da un punto di vista sociale e da un punto di vista lavorativo. C'è un club a Firenze, un'associazione, un club che sta facendo questo e noi lo sosterremo. Poi chiaramente una grande festa tutti mercoledì sera in Piazza del Duomo. Quest'anno c'è una piccola sorpresa alla partenza, ve la sveleremo soltanto mercoledì prossimo, 8 di ottobre alle 19, parte Firenze Corre. Vi aspettiamo.